In Lecce Catania ha vinto la neve, almeno per oggi. L'abbondante nevicata caduta su Lecce durante la notte e in mattinata non ha permesso il regolare svolgimento della gara. Giocatori, arbitri, dirigenti sono comunque giunti allo stadio in perfetto orario. Alla presenza di pochi appassionati, il direttore di gara, il signor Scalise di Bologna, e i due capitani hanno controllato alle 14:30 precise la praticabilità del terreno di gioco. Rapida la consultazione e la decisione. Lei non mi può chiedere niente, lo sa. No, soltanto per così. Debutto rinviato, quindi, per lei, per questa partita. Non è che ma lo faremo domani, se la neve ce lo permette. Quindi per oggi non si gioca? No, per oggi assolutamente no. Per regolamento domani? Esatto, per regolamento. Soltanto se, ma il campo deve essere sgomberato, quindi. Queste 24 ore. Esatto, grazie a lei. Appuntamento quindi a domani alle 15, neve permettendo, come ci spiega lo stesso direttore sportivo del Lecce, Mimmo Cataldo. Il regolamento della Lega Nazionale Professionisti dice che le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo, almeno di constatata ancora impraticabilità da stabilirsi sempre dell'arbitro all'ora fissata della partita. Quindi in via di ipotesi l'arbitro dovrebbe domani alla presenza dei capitani alle ore 15 stabilire che eventualmente il campo di gioco è ancora impraticabile e quindi non disputarsi la partita. Però c'è un'altra vicenda, noi altri, cioè le società ospitanti, hanno l'obbligo di sgomberare la neve se cessa di nevicare 24 ore prima della gara fissata. La neve, che ha sorpreso un po' tutti, non nevicava infatti in questo modo a Lecce da circa 30 anni, ha messo in condizione i leccesi prima di divertirsi con pupazzi di neve anche in giallo-rosso e poi di avvicinarsi con curiosità allo stadio. Appuntamento quindi alle 15 di domani, neve permettendo. E per una volta tanto la neve ha battuto il calcio ed anche le donne nel loro giorno di festa.